ragazzi io sono Martex, bentornati su un nuovo video di Fortnite ragazzi si comincia sempre con il nostro impianto a pressione buongiorno, buonasera Giorgetto il saldatore che si dice qui raga oggi molto probabilmente ma è quasi sicuro tra qualche ora oppure subito dopo aver visto questo video riusciremo a vedere un'altra nuova parte sto parlando proprio del bacino perché tramite un bug l'altro giorno siamo riusciti a vedere Giorgetto saldare un qualcosa di invisibile le 48 ore sono quasi passate quindi ragazzi mi aspetto un altro pezzo Oggi inoltre, ragazzi, finalmente il nostro Donato Mostarda ha ricominciato a cambiare posizione sul proprio Twitter. Oggi abbiamo construction, che significa costruzione. Lo sappiamo che siamo in costruzione, signor Donato Mostarda. Anzi, lei è in vacanza e noi siamo qui a dirigere i lavori per il nostro Giorgetto il Saldatore, che ovviamente è sottopagato. Raga, finalmente oggi gli uffici Epic Games riaprono. Oppure, non so se aprono domani, ma comunque, le vacanze erano fino all'8. Dipende se contano o meno. Questo giorno speriamo che vadano a risolvere un. Un bel po' di bug come ad esempio Quelli dei fortbyte che sono in aria Quindi i che devono essere raccolti Tramite la scia degli anelli fluttuanti Ecco quelli sono proprio un bel problema Da un po' di giorni Comunque ragazzi tra i file di fortnite è stata trovata Un'immagine che riguarda il countdown finale Quindi il conto alla rovescia Che ci fa appunto preparare per l'evento L'immagine è proprio questa E leggete cosa ci sta scritto sopra Prepare for victory royal in Che significa appunto Preparatevi alla vittoria tra giorni giorni, ore, minuti e secondi. Quindi vinceremo, ragazzi. Ops, mi sa che abbiamo spoilerato qualcosina. Vabbè, ragazzi, era garantito, ma questo solo ed esclusivamente per le saldature che sta facendo questo metto, questo robetto, volevo dire. Voi non potete capire quanto conti l'aiuto che sta dando questo megatrone. 24 ore su 24 a saldare il Dogus, ragazzi. Sei pazzesco, brother, mentre noi tutti siamo proprio così. Comunque ragazzi l'altro giorno vi ho detto che ero proprio tanto ma tanto curioso sul fatto della paperella gommosa. Come sarebbe andata a finire con lei? Nel senso l'avrebbe scavalcata del tutto la cascata oppure l'avremmo trovata proprio così inclinata? Anche perché questa scena ragazzi mi ricorda qualcosa di veramente lontano, quasi un anno fa. A me ricorda tantissimo la scena del cubo dove tutti quanti noi credevamo che svoltasse a destra. Invece ha tirato dritto ragazzi, super la montagna. Uguale ragazzi, è uguale. Un'altra cosa riguardante sempre la paperella. Ho visto che moltissimi hanno avuto tante difficoltà a raccogliere la paperella di gomma lì sotto a Palmetto Paradisico, quindi nella zona desertica. E questa cosa verrà fissata. Stessa cosa riguarda i fuochi d'artificio. La paperella e quest'ultimi sono tutti degli item che una volta che vengono consumati da un player nella mappa, purtroppo il player successivo, quindi un altro giocatore che arriva dopo di lui, non può più utilizzarli e quindi non un po' di conseguenza completare la missione. Like in questo esatto momento al video se anche tu ieri hai avuto problemi nel raccogliere questa dannatissima paperella. E tutto questo, fortunatamente, ragazzi, verrà fissato. In ogni caso, oggi è l'ultimo giorno dei 14 giorni d'estate. A livello di sfide, sto parlando, oggi esce la 14esima quindi l'ultima. Comunque, guardando la parte anteriore della paperella, ragazzi, in un primo momento non si riesce a capire bene. C'è proprio una sagoma, come se la paperella stessa, oggi finisse il suo circuito e si andasse a appoggiare qui. Anzi, abbassiamo un po' gli effetti. Eccolo qui, ragazzi. Si vede? Sì, si nota, si nota tantissimo. Credo che sia uno di quegli errori di texture non voluti. E quindi qui devo farvi la domanda: Ma secondo voi la paperella conclude oggi il suo giretto? Dato che appunto c'è l'ultima sfida dei 14 giorni d'estate? Oppure continua e continua a sguazzare nell'acqua? Ed arriva non so dove, ragazzi. Perché poi non so davvero dove si possa fermare. Potrebbe arrivare qui a laguna? Beh, magari se andiamo a contare anche tutti gli altri giorni che rimangono per completare le sfide. In questo caso 7, 8. Potrebbe arrivare tranquillamente alla fine di laguna. Quindi qui. Però questo presentimento. Infatti, ragazzi, oggi, dopo la missione delle 14 e dopo il Fortnite, ovviamente mi butterò in questa zona e vedrò dove si è andata a spostare questa dannatissima paparella. Vediamo se sarà in questo probabile punto finale oppure l'avrà sorpassato. Comunque, ragazzi, eccoci qui nel menu. Andiamo subito a cliccare su negozio oggetti. Perché sono curioso di vedere che cosa hanno droppato quest'oggi, raga. 3, 2, 1, negozio oggetti. Novità, onda di marea. Non c'è più altro? Altri 24 ore poi per il beach bomber ovviamente Come tutti gli altri item estivi L'unica cosa che mi piace degli oggetti giornalieri ragazzi È l'emote da 500 V-Bucks ruota acrobatica E sapete perché? Perché è un emote attraversamento Cioè guardate qui Straconsigliata Comunque, onda di marea, 700 v -bucks. Oh mio Dio Allora, se è bella ma deve piacermi su tutti gli oggetti E quindi su tutti i vari modelli La prendo, altrimenti no È overpriced Fucile d'assalto Ok, primo item ragazzi Fucile a pompa mm. Not bad Ai 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 Oh Dio Santo Com'è bello sullo sniper Desert fantastica. Qua non mi piace. Vediamo sul quad. Sul fucile d'assalto non si nota molto Nemmeno sul pompa Sulla mitraglietta invece ragazzi guardate Si vedono proprio le onde che arrivano sulla battigia E poi l'acqua che si ritira Questa cosa è fantastica Non che la noterei mai in gioco Perché ragazzi quando sono in game Nemmeno le guardo un altro po' le wrap Però l'effetto è davvero fatto bene Raga lo so che è overpriced Lo so lo so lo so Non voletemi male Non voletemi male ragazzi Non voletemi male Vi voglio bene Sappiatelo vi si lobba, vi si lobba Il Beach Bomber e l'abbiamo già presentato ieri, ragazzi. Non so quante persone tra di voi abbiano acquistato questa skin, ma secondo me, non ci siamo. Ma questo comeback di Supersonico, ragazzi. Il Super Aviatore, non me lo sarei aspettato quest'oggi. Oltre a lui, skin da 2000 V-Bucks assieme a tutti i suoi stili selezionabili. Che cosa abbiamo? Un primo deltaplano, Prova del fuoco, 500 V-Bucks. Prima wrap, 300 V-Bucks, raga, questa è una delle migliori. Monocolor spacca. È fantastica. Seconda wrap, duello aereo che. Questa mi piace un po' di meno rispetto all'altra. Cioè, la prima è imparagonabile. Oggetti giornalieri, ragazzi. Abbiamo quasi concluso lo shop. E ora dovrete lasciare un like ed un commento qua sotto. Se anche voi vi siete accorti che ho acquistato onda di mare. Senza codice creatore Non che ci sia l'autosupporto ragazzi Perché credo che non worki Io in realtà lo utilizzo solamente per far vedere Quale codice supportare giorno per giorno Però che cosa facciamo? Andiamo su indietro Clicchiamo su supporto un creatore Raga mi raccomando fatelo tutti quanti Perché va a scadere ogni 14 giorni Quindi come me ragazzi la stessa cosa potrebbe capitare a voi Aggiornate il codice Scriviamo Martex, Tutto attaccato così Potete scriverlo con una lettera grande, una lettera piccola Una lettera grande e così via, prende lo stesso ragazzi. Cliccate su accetta e aggiornate il tag. Comunque continuando sugli oggetti giornalieri ragazzi abbiamo la skin da 1500 V-Bucks lei ribelle. che sinceramente non so perché l'acquistai. Comunque ragazzi, stanno mettendo questi robottini in game. È un avviso è un avviso da parte della Epic. Di lei mi piace tantissimo il backpack soprattutto per i due portachiavi che porta, il leader squadra coccole e alla deriva. Abbiamo poi il deltaplano da 1200 V-Bucks Ali Magica Rischieriamo, rischieriamo allora, ruota acrobatica, l'abbiamo già fatta vedere. I moto attraversamento 500 V-Bucks. Taglio fresco. Mi piace tantissimo. Ricognitore della giungla, skin stra, 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 stra bella da 800 V-Bucks. È tornata la dab profonda, ragazzi. 200 v bucks per questi motti che dovete acquistare assolutamente. Raga, il video si va a concludere qui. Io lo vado ad editare velocissimamente perché mancano 20 ore al nuovo shop. Fatevi il conto di che ore sono ed è tardissimo. Io spero che vi abbia tenuto compagnia. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, ragazzi. Un bel like, condividetelo con tutti i vostri amici. Fategli vedere che cosa c'è oggi nello shop. E noi ci becchiamo in un prossimo video. Un salutone da Marthex. Ciao, brothers.